Tutto il mondo ne parla. È James H. Meredith, il primo studente negro iscritto all'Università di Oxford nel Mississippi. La sua determinazione trasforma la città in un campo di battaglia e le truppe federali intervengono in forze per far rispettare la legge. Due morti e un centinaio di feriti è il triste bilancio del conflitto razziale. Il governatore dello Stato, Ross Barnett, asserisce che non permetterà mai a un negro di frequentare i corsi universitari, infrangendo così una tradizione che dura da 114 anni. Ma l'appello del presidente Kennedy fa capitolare Barnett e i fautori della segregazione. Meredith è ora uno studente come tutti gli altri e i federali lasciano Oxford tornata alla normalità.